Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui, finalmente tornati in un nuovo video dell'OP Lucky Prize su The Legend Craft. Ebbene sì ragazzi, dopo il contest non ci sono più tornato. Cosa ho appena fatto, vi chiederete, a parte che mi dovrei mettere l'armatura? Ho appena portato i vari premi del contest a tutti coloro che avevano vinto. In che modo? Tramite l'assegno. L'ho buttato nell'OP per donazioni, spero raga che l'abbiate trovato. Allora, di commenti ragazzi oggi non ce ne sono perché non ne ho guardati, siccome è un video molto vecchio, ho deciso di non metterli. Dovete sapere una notizia, no? Voi direte, Luke, ma sei scemo proprio, Luke, ma sei proprio scemo. E perché direte così? Perché, raga, ho perso il piccone Excavation 2, quello di riserva, cioè 1, perdonatemi, Excavation 1, che avevo qui. Quindi ho perso anche quello. Di conseguenza mi è rimasto il piccone boia. Un piccone bruttissimo, sottolineerei, però vabbè. Cioè, bruttissimo, aspetta, parliamone. Perché non è Excavation, però comunque un piccone a buoni livelli, diciamo così. Allora, raga, come avete visto dal titolo, oggi vi mostrerò dei blocchi stupendi. Inoltre, devo ringraziare due ragazzi particolarmente. Poi, raga, vi riaggiorno piano piano la bacheca, ma questo in altri video lo faremo. Allora, i ragazzi da ringraziare, scusate il gioco di parole, sono Angelo23 che mi ha dato ben 9 miliardi, più Ghost Entity che mi ha dato 60 milioni, più ferro lavorato. Dovrebbe essere così, non vorrei sbagliare, raga. Comunque mi avete dato questa roba qua e vi ringrazio davvero tanto. Ma soprattutto, raga, tra Angelo e Ghost Entity hanno fatto a gara chi mi dava più di sta roba qui. Cioè, ragazzi, sono cose che non nessuno ha mai visto sul P-Lucky Prison. Cioè, nessuno proprio no. Ma c'è un gruppetto, diciamo, che si fa passare tra di loro queste cose che non si possono trovare facilmente, assolutamente. Ossia la Magma Cream, i Sunflower, Rose Bush, Ender Pearl, tutti questi funghi, questi blocchi di mushroom, il ghiaccio, la gravel, ragazzi, sono cose che non si possono trovare. Poi se hanno fatto qualche aggiornamento ed è facile trovarlo, questo non lo so. Infatti, vedete, c'è anche il ghiaccio compatto, ci sta il ferro e ci sono dei libri che, se non sbaglio, sono vecchissimi e ho già letto. Inoltre qui ragazzi sono tutti i vostri regali che aggiungerò assolutamente in bacheca, come giusto che sia. Perché raga, vi ripeto, questa settimana non ho avuto molto tempo, ma d'ora in poi potrò aggiungere tranquillamente i nomi alla bacheca. Detto questo ragazzi, facciamo salutare YouTube e andiamo avanti col video. Vediamo se qualcuno saluta, non scrivo mai in giallo, magari questo cambiamento può ingannare. Perché raga, prima sono entrato nella OP Lucky Prize Zombie e c'era molta gente che mi salutava, qui forse qualcuno di meno. Comunque, tralasciando questo, ragazzi, cosa andremo a fare oggi, a parte quello che vi ho comunicato, ossia vari blocchi, eccetera? Andremo a distruggere questa costruzione, perché nei prossimi episodi, credo proprio in un video, vi porterò proprio la costruzione di una nuova costruzione. Eh sì, bel gioco di parole, sì, però sì, è una nuova costruzione, raga. Comunque, a parte le cavolate, dobbiamo smontare tutto. Infatti c'è Ice apposta per aiutarmi e lo ringrazio. Allora, come vedete, noi ci metto un pochettino a fare tutte queste cose, perché ci sta che ci metto un pochettino. E sono caduto. Bravo, Luke, sei un genio. Sei un grande, Luke. Quando ti butti mi fai venire voglia proprio di lasciare dislike. Ma voi, raga, lascerete like perché so che lo farete, per chi vi voglio benissimo. Comunque, raga, a parte gli scherzi, sotto questi video lasciate sempre un bordello di like. Quindi davvero vi voglio un bene dell'anima. Intanto qui è in corso un controllo H ad Herobrine. Herobrine, ho capito che tu sei il fenomeno di Minecraft. Però fino a un certo punto, non è che puoi usare le H, signor. Quindi, raga, magari se qualcuno ha anche un consiglio da dare per cosa costruire, è una cosa carina. Allora, anzi, se non sbaglio, raga, ecco qui, c'avevo anche un assegno da riscattare di Paolo HD, che inoltre è proprio il ragazzo che ha vinto il contest. Quindi grazie Paolo, questi 100.000 euro che mi andrò a comprare la Ferrari usata, perché se no non ce la farei. Allora, raga, rompiamo tutte le cose qua. Rompiamo tutte le cose. Ok. Oh, madonna mia, stavo cadendo. Raga, per chi si sia perso il video di ieri, comunque, ho caricato un video di un kill montage su Zula, che chi non lo sa è un FPS, quindi un gioco di guerra, uno sparatutto, per farvi capire, che è davvero molto bello. Quindi, per chi si sia perso il video di ieri, se lo vado a vedere. Ve lo consiglio perché, raga, mi sono impegnato abbastanza sia per creare la miniatura che per fare il video, quindi ci terrei abbastanza. Anzi, sapete che vi dico? Il link ve lo lascio in descrizione, sai? Proprio perché mi piace fare queste cose. Ok, rompiamo tutto. E inoltre, ragazzi, può darsi che, non ve l'assicuro, sul mio canale
potrebbe arrivare a breve una prima collaborazione con uno youtuber che molti conosceranno, che ancora non vi dirò il nome, però sulla Sky Grid. Quindi raga, tenetevi aggiornati al canale accendendo la bella campanella che c'è sotto, non dandogli fuoco ma bensì accendendo e basta. Ma vediamo un po' se c'è della terra, così facciamo questo lavoretto qua raga nel video. Magari molti può anche ammosciare le bolze, come si dice, però raga, è una cosa che si deve fare, quindi mi dispiace. Vi ripeto, ultimamente quando ho tempo, raga, perché adesso sono ancora delle vacanze da scuola, eccetera, sono errato un po' di più sulla Sky Grid, infatti sto migliorando un sacco di farm, eccetera, e ve lo farò vedere. Quindi ragazzi, voi che seguite l'OP Lucky Bryson, rimanete aggiornati anche sulla Sky Grid, che è davvero molto importante. Allora, mo che dobbiamo pensare tutti questi blocchi qua, ci mettiamo un pochettino, no? Ma mi sembra una cosa ovvia che ci mettiamo un poco, però va bene. Poi raga, forse farò un video, non dico, scusate il termine, mezzo incazzatura, ma bensì un video in cui mi lamenterò di una cosa, perché vi do giusto un accenno, però non credo di farlo perché non voglio fare, diciamo tra virgolette, video incazzatura. Ok, mi è scappato di nuovo il termine brutto. Praticamente ho visto che molti ormai hanno lanciato la moda di farsi regalare cose per farle appendere, no? Come io faccio da ormai dagli inizi, da un anno se non di più, da quando porto The Legend, che voi mi regalate cose, io vi metto nella bacheca e vi nomino nei video. Molti hanno copiato questa cosa, ma proprio spiaccicata, se ne prendono anche i meriti. Non faccio nomi, non dico nulla, però forse, forse, ripeto, farò un video su questa cosa. Non per niente, raga, è una cosa che nessuno aveva fatto, no? Poi magari se io faccio una cosa che fa qualcun altro mi picchiano a sangue. E lui niente, l'hai inventato tu, giusto? Luke non fa un cazzo. Però raga, sono cose che tratterò nei prossimi video. Di conseguenza, raga, il dubbio più importante che mi è rimasto, sapete qual è? Che cazzo faccio qua? Allora, la prima cosa che faremo assolutamente è una scritta YouTube. Me l'avete detto dagli inizi dei tempi praticamente di fare una scritta dove inizierò tutte le volte l'episodio, quindi si vedrà. Poi dovremo andare a nerdare per rifarci il piccone Excavation 2 che ho perso nuovamente, quindi sono un bravo guaglione. Comunque raga, a parte tutto ciò, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like, commentare il video, condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!